Papi, tanti auguri per questa festa del papà. Passa una bella giornata, ti abbraccio e ti voglio bene. Ciao! Caro papà, lo so che ti sembrerà strano, ma sono io, Giovanni, a scrivere questa lettera. Tu ogni volta che questa famiglia andava incontro a qualche guaio, ti sei fatto sempre ricadere la colpa addosso, ma forse non ti sei accorto di tutto quello che di buono hai fatto. Ma ti sei mai fermato a pensare a quello che hai costruito dopo? Nonostante quella situazione, hai creduto ai tuoi ideali. Dall'affidamento di Daniel al volontariato, fino ad oggi che sei diventato una pedina fondamentale per la Caritas diocesana di Roma. Tutto questo perché? Perché sei un fallito? O perché hai una forza dentro da far andare d'accordo il mondo intero? Caro papà, te lo dico con tutto il cuore, qui se c'è un vincitore, quello sei tu. Stava nel cassetto dove avete riposto tutte le sue cose, le foto, le cose della Lazio. Massimo, te lo saresti mai aspettato di trovare questa lettera 7 anni dopo, proprio nel giorno della festa del papà? No, ma io la cosa che mi ricordo quando ci fu la malattia, tutto quell'anno, le nottate, il giorno, stavo 24 ore da lui. Mi veniva in mente che la paura che la famiglia si sconquassasse, no? E devo dire invece che la morte di Giovanni ci ha diciamo, unito molto di più. Antonella che è stata un anno ferma al lavoro per seguire il fratello, Alessandra che ha aiutato, cioè, diciamo, questa disgrazia ci ha compattato molto anche per. Ringraziando Dio per quello che è la nostra fede, il nostro credo. Il giorno del funerale c'è tutta quella gente, quella partecipazione. E tra le tante belle cose sta pure battute stupide, ignoranti. E questa è un'altra prova del Signore. Io quando l'ho guardato ho detto non è possibile. Cioè non posso credere in quel Signore che io amo tanto, a cui sono molto legato, è quello che mi ha fatto superare tutte queste cose. È un signore che mi mette alla prova togliendomi mio figlio, no? Cioè, se mi rimette alla prova, se vieni qualcosa a me, un male a me, che io poi l'affronterò, ma non mio figlio, no, insomma. Sta in cielo, che lui ci aspetta, insomma, non so in che modo, non so come avverrà questa cosa, non so se lo vedrò fisicamente, se lo vedrò, non lo so, non so se sono queste cose un po' così strane, no? Che pensi, ma come sarà, come starà, con chi starà? Lo trovo qui quando mi metto a posto i fiori e ripenso quando facciamo le cene qui con gli amici, quando. Lui mi diceva, papà, stasera mi prepari a brace, però voi venite da me. Ho detto, vabbè, ti preparo a brace e poi me ne vado.
perché doveva, e io me lo rivedo che ride, che mi prende in giro, che mi prendono in giro quando me ne vado, gli amici che si affacciano, ciao, ma, ciao.